difficile raccontare di un derby combattuto ma privo di forti emozioni, deciso da un episodio e condizionato dallo stesso, tra una crisi di nervi, vedi l'espulsione di Palazzini, e un generale equilibrio di entrambe le formazioni. Avezzano Chieti è racchiuso tutto qui, con i locali che si impongono di misura e volano nelle zone della classifica che contano, a dispetto di neroverdi bravi a contenere gli avversari, ma altrettanto incapaci di contrapporre carattere nel momento opportuno. Pubblico delle grandi occasioni al De Marsi, con buona rappresentanza ospite. Alla fine della gara si conteranno 111 tifosi denunciati. Di Pucchio, al primo vero esame della stagione, presenta in campo un modulo spregiudicato, con un 4-3-3 interscambiabile, dotato di Aiello e Di Nicola in avanti, con l'alternanza di Federico e Farinelli. Più coperto il Chieti, un 4-4-2 che vede un Gabriele l'uomo chiave, prezioso in fase di rottura, costruzione e finalizzazione della manovra, sue le conclusioni più pericolose, mentre Di Matteo e Galassi risultano evanescenti, scarsamente riforniti di palloni giocati. Primo tempo contratto, la gara si sviluppa soprattutto a centrocampo, l'importanza e l'attenzione del derby condiscono la gara di una sequenza impressionante di falli. Per la prima emozione bisogna attendere un calcio di punizione di Perugini, che sfila un palmo dal palo difeso da Botticella. Poi, allo scadere di tempo, i veri sussulti. Gabriele, al 34esimo, prima pennella un calcio piazzato che solo i riflessi di Lafuenti riescono a deviare in angolo. Poi, sugli sviluppi dello stesso corner, prende la palla e trova lo spazio necessario per il tiro, stampa il pallone all'incrocio dei pali. Un conto che viene pareggiato da un guizzo di Di Nicola con un piatto d'anticipo sul diretto avversario allo scadere di tempo. La ripresa riserva le emozioni nei primi 3 minuti, decisivi. Calcio d'inizio, 1-2-3 e i biancoverdi passano in vantaggio. Su una palla mal gestita dalla difesa ospite, Pecoraro è lesto a trovare lo spazio giusto. La palla sfila tra le gambe dei neroverdi e si depone nel sacco. Gara in salita per i ragazzi di Antonucci, ma ogni possibilità di recupero viene accantonata 2 minuti più tardi. Perde la bussola Palazzini, che commette fallo di reazione su Federico. La doccia anticipata è tutta sua, mentre il presidente Albergo va su tutte le furie. Sono incavolato con Palazzini e con Paradisi, perché non si possono fare certe... Palazzini, ricordiamo, l'espulso. L'espulso, è certo, ci rimane in 10, 1-0. Si fa cacciare, è finita la partita. Hanno vinto loro. Com'è finita la partita? 1-0 per loro. E la gara infatti è tutta qui. I neroverdi non riescono a contrapporre una valida reazione, i locali gestiscono il risultato con tranquillità e addirittura Pietrucci, entrato al posto di Farinelli, potrebbe consolidare il risultato prima con un colpo di testa al 21esimo minuto, poi in piena zona Cesarini con l'ennesimo legno della contesa. Il derby si conclude, festeggiano i marsicani e volano in alto. Per il Chieti molto da rivedere, soprattutto dal punto di vista caratteriale. I commenti a fine gara. Abbiamo subito un gol, diciamo in maniera un po' banale. I ragazzi sono un attimino fermati perché la palla era in movimento, quindi era da ribattere. Però non per questo noi dovevamo, cioè uno davanti alla palla ci doveva essere. Poi dopo pochi minuti è stato espulso in maniera altrettanto banale un giocatore. In 10 la squadra ha lottato, ha cercato di egualmente di rimettere la partita, però è chiaro che l'Avezzano è una buona squadra, anche se mi sembra che a livello di gioco non si è dimostrato superiore a noi. Pucchio, soddisfatto? Sì, abbastanza. Perché, per aver ritrovato la vittoria dopo la sconfitta di Marsala o per aver vinto il derby o per aver ritrovato l'entusiasmo all'interno dei tifosi? Per aver vinto, per tutta questa somma di cose, più per la società, sicuramente per il presidente meritava una soddisfazione. Vittoria meritata? Credo proprio di sì.